Ciao a tutti, siamo arrivati alla terza puntata del tema dell'intelligenza artificiale e oggi proviamo a sperimentare dal vivo che cosa essa può veramente rappresentare. Che cos'è che vedremo tra poco? Vedremo che ad un certo punto io chiedo a ChatGPT di raccontarmi la storia di Papillon. La storia di Papillon la possiamo trovare sui libri, la possiamo trovare su Wikipedia, ma raccontata da un'intelligenza artificiale a me non era ancora capitato. Quindi buon proseguimento. Praticamente al nostro amico ChatGPT gli ho fatto questa domanda. Sei in grado di scrivere una storia ambientata al tempo di Papillon? E lui mi ha risposto, e lo potete leggere sullo schermo. Certo, posso scrivere una storia ambientata al tempo di Papillon, un famoso romanzo scritto da Henri Charrière che racconta la sua esperienza di prigioniero nelle colonie penali francesi. Era il 1933 e Charles Degas, un giovane commerciante di tessuti, era stato accusato ingiustamente di un crimine che non aveva commesso. Venne condannato all'ergastolo e trasferito alla colonia penale di Devil's Island, una delle più temute prigioni della Francia. Charles, soprannominato Papillon a causa del suo tatuaggio di farfalla, era determinato a fuggire da quell'inferno. Insieme ad altri prigionieri cercò di scappare più volte, ma tutti i tentativi fallirono. Nonostante le condizioni disumane e la dura repressione, Papillon non perse mai la speranza. Finalmente, dopo anni di tentativi, riuscì a fuggire da Devil's Island, una barca costruita con le sue mani, ma la sua fuga non era finita. Dovette affrontare un lungo viaggio attraverso l'oceano e le selvagge coste del. Papillon affrontò numerose difficoltà, ma alla fine riuscì a raggiungere la libertà, dimostrando che la determinazione e la forza di volontà possono superare qualsiasi ostacolo. E lui termina dicendo: spero che questa storia ti piaccia. Capite bene che, oltre a fare un bellissimo racconto della storia di Papillon, ci mette anche del suo, nel senso di creare una sorta di rapporto amicale con chi in quel momento lì gli sta parlando. Tenete presente che tra le varie cose che lui riesce a fare c'è anche il fatto che lui riesce a adattarsi alle necessità, ovvero sia, e lo vedremo nelle prossime puntate, se gli si chiede di essere più amichevole, lui diventa più amichevole, se gli si chiede di essere più formale, lui diventa più formale. E quindi, rispetto a questo, devo dire che è veramente tanta roba. Nella prossima puntata, però, voglio provare, utilizzando la storia di Papillon, a chiedergli di fare qualche modifica. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, fate dei commenti, mettete dei like, perché tra l'altro questa cosa qua sta cominciando a diventare anche un po' interessata da parte di parecchi di voi. Ci vediamo alla prossima, ciao!